Eccoci tornati, pomeriggio estate, se non lo guardate dove andate? Ultima parte di questa puntata dedicata all'invidia, alla comunicazione bon ton, ai talenti in erba e adesso finalmente alle stelle e ai gossip di Paola Aspri. Buon pomeriggio Paola! Buon pomeriggio Martina, l'hai incontrato qualcuno ieri poi? Allora, sì... vabbè, diciamo lì, sono uscita però vabbè, non sono stata dai, a casa. che sei complicata, sei un ariete, sei un po' Brava, c'hai ragione. complicatella, In dai, questo per c'hai trovare ragione. chi ti piace a te, devi girare non il mondo, l'emisfero È proprio. vero, Paola, ma come si fa? Cioè, proprio, ma è proprio Ma perché io difficile. pure sono una donna difficile, guarda, anch'io sono del leone, sono complicatina parecchio, quindi Mi puoi tutti i segni di capire. fuoco. Abbiamo una grande considerazione di noi stesse ed è giusto che ce l'abbiamo, insomma, e di conseguenza, anche perché vogliamo dire la verità, quello che passa il convento oggi tutti mi odieranno adesso, ma è così, purtroppo è così. Devo essere caustica, cattiva, io invidio alle persone una sola cosa, quella di divertirsi anche a volte con persone stupide. E questo purtroppo è una cosa che io non riesco a fare. Ma sai Quindi che non lo so alcune se... volte anch'io. Mamma mia, guarda, è veramente assurdo. Preferisco starmene a casa con un bel film e basta. Cioè, a volte mi arricchisco di più Hai che passare ragione. serate inutili. Hai Allora, ragione, hai detto ragione. questo, perché parlavamo di invidia, parlavamo di cosa, ecco, l'invidio, la leggerezza a volte delle persone, forse che probabilmente fanno finta di divertirsi, anche questo potrebbe essere, invidio anche questo, da buon leone. Però, gossip, ieri mi hai detto di quella cosa di Cesare Cremonini e di Giorgia Ho detto Cardinaretti, in indaga, realtà tu è che vero. puoi. No, no, ma è vero perché Diva e Donna ha rilasciato ovviamente proprio delle belle foto in evidenza, peraltro alle Isole Olbie. Sembrerebbe che Giorgia Cardinaletti sia stata presentata alla mamma Carla, quindi si fanno le cose in grande. Oltretutto, ricordiamo che Cesare Cremonini è dell'Ariete e Giorgia Cardinaletti, che è una giornalista sportiva, conduttrice, Stupendo. chi più ne ha ne metta, è del segno del Toro, è nata il 23 aprile. Ah, Beh, diciamo potrebbe funziona. essere, sì, potrebbero funzionare, però anche scornarsi, questo non è dato, cioè, vabbè, siamo all'inizio, sai, sono tutte rose e fiori, poi dopo due segni forti così possono scornarsi. Paola Vero. Dulci e Francesca Pascale, Oh. noi sappiamo che loro due sono convolate a nozze nel 2022, dopo circa 2 anni di relazione in cui insomma, sono state bene, però si sono sposate e sembra che questo rapporto sia a prova di bomba. Loro due, insomma, si vogliono, si amano alla follia. Però, c'è un però, loro sono volate a Tokyo, soprattutto perché per gli impegni professionali di Paola Turci. E lì sembra che loro abbiano litigato, sempre per gelosia, perché entrambe sono molto gelosi l'una dell'altra. Amici comuni però hanno detto che la rottura non c'è per ora, quindi possiamo stare Meno tutti male. tranquilli. Diciamo che Gelose. poi, insomma, vabbè, no, dai, sono una bella coppia. Ma Poi sì. diciamo abbastanza furbe entrambi, posso dirlo? Paola, Delle però furbette tu niente male. dici posso dirlo dopo che l'hai detto? Sono delle furbette niente male. Diciamo che lei, la Paola Turci, ha trovato la gallina dalle uova d'oro, nel senso che Francesca Pascale, lo so, ho capito, adesso arriveranno, torneranno delle cose. Mi sento molto la Tina Cipollari della situazione. Peraltro saluto Tina. Ciao Tina Tina. Cipollari, eccola, la salutiamo perché ha messo un mi piace a Reel di ieri. Wow. Ecco, e quindi volevo salutarla e mi auguro che sia nella prossima, sicuramente lo è, nella prossima edizione di Uomini e Donne e ben vengano delle donne testosteroniche come lei, perché lei poi è del segno dello scorpione, sa quello, cioè, quello che pensa, dice ed è giusto che sia così, è il suo personaggio, la dipingono così, un po' Vero. cattivella, acida, ma che fa spettacolo. Allora,
Torniamo a Paola Turci. Paola Turci è nata il 12 settembre del 64, è del segno della Vergine. Aia. Come sono le donne vergine nei confronti dell'invidia? Ecco, la casca l'asino. Sono invidiosi, sono abbastanza invidiosi. Ah, sì? Perché sono invidiosi? Sono invidiosi delle persone che hanno più di loro. Se loro cadono in disgrazia, ti faccio un esempio, invidiano queste persone che sono benestanti, quindi vorrebbero stare al loro posto. Invidiano invidiano la posizione sociale ed economica. Francesca Pascale, invece, che è nata il 15 luglio dell'85, è del segno del cancro. Allora, a loro interessa poco se gli altri sono più abili, ok, di loro. L'importante però, siccome sono persone che amano tanto, che tengono a proteggere il partner, le persone che amano, se il partner preferisce un'altra persona a loro perché magari è economicamente più florida o ha altre qualità che loro non hanno, invidiano tanto e la vendetta sarà terribile. Pensa un po', avresti mai pensato che un No, cancro invece è così? infatti Vergine e Cancro però come sintonia, quindi funziona, no? Guarda, Vergine e Cancro dovrebbero andare bene, perché Vergine e Cancro, ti spiego, sono la coppia in realtà inossidabile. Perché dico questo? Perché la Vergine è un segno ambizioso, anche se non lo dà a vedere. E il cancro l'accompagna amabilmente nelle sue scorribande professionali. Quindi di conseguenza la Vergine tesse la loro vita in una maniera eccellente, si prodiga. Il cancro è a casa ad aspettare, l'amato bene, e diciamo programma tutta la situazione familiare. Vabbè, Ok, così è. quindi sì, no, è Però vero, il cancro è sempre molto mamma mia, è organizzato. proprio, Ah, sai, più una organizzato. vergine, Invece capirai. la Vergine è molto testosteronica, specialmente la donna Vergine, diciamo che è portata molto al lavoro. È quello che è un uomo mancato, vogliamo dirlo, da un punto di vista professionale. Poi magari, diciamo, sessualmente ardente la Beh. Vergine, anche se sembra distaccata. Nina Morich, beh. Ha rotto il silenzio, la cara Rina Mori, ci ha parlato a cuore aperto in un'intervista d'oggi. Cosa è successo? Beh, Nina Mori, ci sappiamo del suo rapporto conflittuale con il figlio Carlos, che è ancora distante da lei, tutti i suoi trascorsi. Nina ha parlato anche della televisione, di come è approdata, e ha detto che la TV era un declassamento. E lei nasce come modella a livello internazionale, ha ricordato i suoi esordi con Gianni Versace a 18 anni. Allora, e poi ha parlato della paura di invecchiare. Lei ha detto che ha avuto sempre il terrore di invecchiare, che è tipica del suo ambiente, ma non tanto per vanità quanto paura di non essere più considerata a livello professionale. Era schiava di questo sistema malato e poi improvvisamente ha preso una pausa da tutto. A maggio ha avuto un problema al seno, purtroppo, dopo essere stata attaccata da un batterio, e addirittura glielo hanno asportato, poverina. Quindi non ha avuto nessuno accanto a farle compagnia, neanche il figlio Carlos. Per quanto riguarda le storie d'amore di Nina Morich, ha detto: non ho avuto storie d'amore ma lezioni. Per fare un figlio mi sono sposata con Fabrizio Corona, ma non mi ha lasciato niente, né bei ricordi, il vuoto, una vera e propria lezione di vita. Beh, triste questa cosa, molto triste, molto triste. Nina Morich è una donna bellissima, peraltro, è stata una donna bellissima e purtroppo, diciamo un po' i suoi trascorsi, quello che ha passato. Si è autodistrutta un pochettino. Nina Morich è nata il 22 luglio del 1976 ed è un cancro cuspide leone, quindi sta tra due segni. Abbiamo parlato del cancro, come si approccia nei confronti dell'invidia. Il leone come si approccia? Ma il leone è invidiosissimo, ti spiego subito perché. Loro sembrano superiori a tutto, ma non è vero, perché quando trovano una persona che di fronte a loro, che diciamo è più osannata di Vero. loro,
ne sono invidiosissimi e Vero. quindi ovviamente la loro regalità viene messa a soqquadro. Quindi saranno sempre invidiosi quindi di personaggi che si mettono a confronto con loro. O sono Ricordalo proprio questo. loro a mettersi a confronto con questi Sì, no, ma personaggi? io lo confermo, lo dico, sono un leone e ho tutti i difetti del leone, purtroppo. Questo è vero. Paolo Cheissoglou, perché è Ah, un sì. nome realmente, ha vissuto due lutti, gli sono morti i Oh, genitori povero, sì. e anche un altro lutto perché è finito l'amore con Sabrina Donadei, sua moglie. Però nello stesso tempo adesso è rinato un altro amore, lo ha, diciamo che le foto di immortalate da oggi lo vedono insieme ad un'altra donna, una 46enne Silvia Rocchi, che è un architetto milanese, madre di due figlie e cofondatore anche di un'associazione che lotta contro il disagio giovanile. Quindi diciamo che è un momento buono per Paolo, che peraltro è del segno del leone anche lui, 25 luglio del 1969, quindi è un momento abbastanza buono. Allora, luna in pesci oggi, cara Oh, Martina, cosa vuol dire? una. Sensi abbastanza sopiti, perché sono i sensi che noi ci portiamo dentro e che non esplodono. Abbiamo dei sogni proibiti, ma rimangono proibiti perché non diamo adito a tirarli fuori. Il segno dei pesci sappiamo che è un segno d'acqua, quindi è sotterraneo, quindi di conseguenza nasconderà tutte le sue emozioni. Ok? Ok. Cominciamo con l'Ariete, momento romantico per voi. Oggi avete voglia di stare con il vostro amore o con un amico che diventa qualcosa di più, fai tu. Sarete generosi nelle carezze, nei gesti, ma anche nelle parole. Quella ruvidezza che è tipica del vostro segno quando qualcosa non va, svanisce di fronte a chi vi piace oggi. Quindi 5S con la parola d'ordine momento romantico. Va Com'è bene. l'Ariete nei confronti dell'invidia? Mi dispiace dirtelo adesso perché Vai, dimmi. è Sei uno dei segni crudele. più invidiosi dello zodiaco, ma lo sai per quale Addirittura. motivo? Ti spiego perché. Perché siccome l'Ariete lavora strenuamente per diventare qualcosa o qualcuno, cioè tutta la vita lavora per ambire a qualcosa, vuole avere il podio, quando si trova di fronte una persona che fa delle scorciatoie per arrivare al suo livello, la cosa non gli va giù e quindi diventa Ok. invidiosa, invidiosa. Viene fuori la parte più rosicona del tuo carattere, quindi quella più In tremenda. questo senso Però, sì, hai ragione, è possibile, è possibile. beh, ma Oh, tutti i le segni di scorciatoie, fuoco sì, saranno così, sì. ma tutti i segni di fuoco, dai. Vero. Noi non abbiamo mezze misure, poi lo sai, no? Quindi sia l'Ariete, il Leone. Quindi se noi facciamo guerra la facciamo, insomma, non c'è niente da fare. E quindi ci mettiamo contro pure gli altri poi più delle volte. Vabbè, comunque. Toro, segno di terra. Oggi c'è un amico che vi viene in soccorso finalmente, vi dà quel supporto che cercate da tempo e sarete consolati a dovere dal vostro stress. Chi trova un amico, sappiamo, trova un tesoro e voi lo avete nei momenti di bisogno. Quindi un 4S con la parola d'ordine amico. Allora, il toro e l'invidia. Beh, sembrerebbe non invidioso, ma non è da fidarsi, perché il toro sembra tranquillo nella sua, cioè tiene molto alla sua famiglia, quindi lavorerà per dare alla famiglia anche un certo benessere, tranquillità, no? Però se si accorge che il vicino ha l'erba più verde, nel senso che ha qualcosa che lui non ha, allora diventa invidioso, vuole a tutti i costi averlo. Quindi, Vero. e quindi la sua calma va a farsi benedire perché il toro non conosce anche lui i mezzi termini. Gemelli, segno d'aria. Con questa luna in acquario dovete essere prudenti in tutte le attività manuali, mi raccomando. La distrazione è una costante oggi e vi fa fare delle cose che vi mettono in cattiva luce anche nel lavoro. Quindi un 3S al povero Gemelli con la parola d'ordine prudenza. I gemelli e l'invidia. È uno dei segni più invidiosi, lo sai perché? Siete sempre pronti per progetti che poi naufragano.
perché voi che cosa? Disperdete le vostre energie inutilmente. Se scoprite che l'amico che avete vicino è riuscito ad avere più di voi in un progetto lavorativo, ne siete talmente invidiosi che cambiate discorso, pensa un po', addirittura. Scoprite poi che chi ha successo, ovviamente, ha successo perché è più costante di voi, la vostra dispersione non ripaga. Ecco, è questo il motivo per cui i gemelli sono invidiosi. Cancro, segno d'acqua, molti di voi sono già in vacanza, eh? Prediligete i luoghi esotici, qualcosa lontano dalla vostra cultura. L'importante è non far subire al partner delle lunghe maratone che lo mettono a dura prova. Pensate anche ad altro. Quindi, 4S, parola d'ordine, vacanze esotiche, il cancro e l'invidia. Eccola qui. L'abbiamo detto, no? Quello che praticamente i loro cari sono talmente importanti che se il loro caro si innamora di qualcun altro, loro diventano invidiosissimi e ci sarà una vendetta. Leone, l'abbiamo detto, però diciamo ovviamente l'oroscopo di oggi, oggi approfondite ciò che non va, c'è bisogno di chiarezza, anche se a voi non va molto in questo momento di mettervi a cercare il pelo nell'uovo, il consiglio però è quello di agire subito, l'amore come il lavoro vanno curati alla grande. Trieste, parola d'ordine, approfondito. Mai come, è una verità questa qui, per me almeno, guarda. Vergine, segno di terra, siete timidi oggi, ma questa parte del vostro carattere non spegne gli ardori del cuore e sarete pronti a fare il possibile e l'impossibile per chi amate o avete deciso di amare. Avanti tutta, anche tra piccole contraddizioni del vostro segno. Quindi un 4S con la parola d'ordine timidi. Bilancia, segno d'aria, è il momento giusto per spingere sul lavoro. Mi raccomando, avrete delle belle opportunità da prendere al volo, con un pizzico di impegno da parte vostra, anche se la vostra voglia di evadere, diciamo, è tantissima. Quindi un 4S con la parola d'ordine, spingete sul lavoro. La bilancia e l'invidia. Ma la bilancia non è per niente invidioso, anzi gioisce dei successi altrui, anche di quelli di un amico. E si pone anche come qualcuno che non ha gelosia, ecco, diciamolo chiaramente. Però è invidioso quando quel qualcuno amico può vincere un concorso di bellezza oppure ha dei vestiti più trendy di lui. A quel punto, siccome ne va meno del suo stile, è invidiosissimo, è normale, no? Però manterranno sempre l'eleganza, non diranno mai, non sbraiteranno mai, questo è certo. Scorpione, segno d'acqua, non esagerate ad essere troppo puntigliosi oggi, e a non farvi andare bene niente, perché a volte siete così, sia del partner che delle persone che collaborano con voi. Dovete imparare a condividere le idee altrui, è richiesta maggiore elasticità in tutte le cose, quindi un 3S con la parola d'ordine, non esagerate. Scorpione e invidia. Beh, lo scorpione è geloso ed è possessivo di per sé, no? Quindi diventerà invidioso quando qualcuno mostra di essere più abile di lui o di lei, proprio perché ama la verità e soprattutto non la menzogna. Più abile, ma voglio dire più abile senza meriti, ovviamente. Quindi dirà il 420 che quella persona non è in grado di avere quel posto, ecco, e peggiorerà le situazioni. Sagittario, segno di fuoco, avete una grande stanchezza oggi, troppo lavoro, anche troppe discussioni con il partner vi hanno messo a dura prova, avete bisogno di relax e di prendervi un po' di tempo per voi, quindi 3S con la parola d'ordine stanchezza, Sagittario e invidia. Il Sagittario non teme chi è più protagonista di lui nel lavoro o in altre cose, però potrebbe invidiarvi quanti timbri mettete sul passaporto. Oh, perché mamma dico mia. Questo? Perché in quel momento lui, allora, il Sagittario è un segno avventuroso, quindi se qualcuno che conosce ha fatto più viaggi di lui si metterà subito in paro, nel senso che viaggerà addirittura più di quella persona, perché è invidioso dell'avventura, ovviamente, e quindi di conseguenza ha bisogno di strafare. Dice, perché quello ha fatto più viaggi di me?
Adesso ci penso io. Capricorno, segno di terra. Oggi comprate e vendete come non avete mai fatto. Siete proiettati verso un futuro radioso, avete dalla vostra anche una fortuna sfacciata, siete in un momento d'oro da sfruttare. Anche in amore c'è chi vi approva in tutto. Quindi un 5S con la parola d'ordine comprate e vendete. Il Capricorno e l'invidia, eccola qui. Il Capricorno non è un segno invidioso, lo sappiamo perché ha un suo credo e lo porta avanti, nonostante tutto. Ma se qualcuno si occupa della sua stessa cosa, ah, lì sono problemi, perché qualcuno che si occupa della stessa cosa, di cui si occupa lui, vuole fargli le scarpe. E allora agirà d'astuzia, perché il Capricorno è un segno molto intelligente, arriverà prima del rivale. Grande invidia, ma molto ingegnoso, nel trovare la soluzione. Acquario, segno d'aria, siete possessivi e gelosi, non lasciate in pace il partner che a volte non ha colpa delle vostre azioni inaspettate. Sfuriate senza motivo che mettono in crisi il rapporto in essere. Moderatevi, mi raccomando, oggi non sprecate quello che avete costruito. 3S con la parola d'ordine possessivi, acquario e invidia. Sono degli anticonformisti, lo sappiamo, e quindi passano la vita a trovare un posto nel mondo, ma potrebbero invidiare chi sta nelle convenzioni. Una parte di loro vorrebbe stare al sicuro, contraddittori. Quindi invidiano questo. Pesci, segno d'acqua, meglio rimandare ciò che non sembra chiaro. Ecco, potete stoppare per un giorno tutto quello che state facendo nel lavoro e tutte le cose che non vi convincono, ovviamente. Fermarsi in tempo è cosa buona e giusta per evitare pastrocchi in un futuro. Quindi 3S con la parola d'ordine è meglio rimandare. I pesci e l'invidia. È il segno meno invidioso dello zodiaco, lo possiamo dire? Sono sinceri? E si complimentano con chi arriva ad un traguardo che lui desiderava. Non conoscono invidia. Non l'avrei mai detto invece, invece è interessante. Hai Grazie Pa, visto? Per quello grazie. sono da frequentare, per altre cose no, lasciamo stare. Vabbè, lasciamo stare. Grazie Paola, come sempre, per i tuoi approfondimenti. Grazie a te. Grazie, ci vediamo domani ovviamente, sempre alle 18 per il fine settimana, ovviamente, per la Ma mi preparazione. dispiace che mi hanno No, ma ci deve annunciato. essere per Saluto forza. Un Manuel, un saluto. bacione. Mi Ma no, domani si raccomando, riprende. Io spero si mi riprenda anche perché raccomando, che Manuel. fine settimana è senza Manuel Bartolini, No, quindi infatti, è vero. No, no, poi insomma, grazie domani Paola. vediamo O che mise si mette, se è quella del weekend o quella d'inizio quello del settimana. lunedì, non lo so, Ah, vedremo, quella del vedremo. lunedì. Grazie Paola, un bacione a te e grazie Ciao, grazie, un ovviamente. abbraccio. Grazie, grazie a tutti voi per aver seguito pomeriggio estate, grazie alla regia e a tutti gli ospiti intervenuti. Ovviamente appuntamento domani per appunto il fine settimana e l'ultima puntata della settimana, puntuali, ore 16, pomeriggio estate, perché se non lo guardate, ma dove andate? Ciao, a domani!